ma non erano certamente queste le sue intenzioni. A questo punto ci chiediamo, miei cari, chi erano i magi? Forse studiosi di magia naturale, forse erano filosofi, forse erano venuti di astronomia, ma a noi poco interessa cosa essi fossero. Certo è che questi uomini, oltre alla luce esteriore della stella, furono illuminati e guidati nel loro intimo da una forte e sicura fede. Se si sono recati là, se hanno intrapreso un lungo viaggio, e per un viaggio è perché sono stati illuminati e guidati dalla loro fede. La festa di oggi ci ricorda che Dio non fa mancare la sua stella sui passi di chi cerca sincerità, di chi cerca la verità, di chi cerca il bene, di chi cerca la giustizia. Proprio a questo punto, Dio si fa in conto. E se ci sono in noi questi buoni sentimenti, queste buone ispirazioni, naturalmente Dio è così anche in conto di noi. Anche noi, come magi, percorriamo un cammino incessante di ricerca della luce, della verità e del bene. E desideriamo che veramente ce ne sia tanto nella nostra società, ecco, di questa luce, di questo bene, di questa giustizia. Illuminata da questa luce, la nostra vita deve divenire un dono, come i doni di magia devono riflettere la nostra personalità, la nostra creatività, tutto quello che di meglio sappiamo realizzare con le nostre doti di sensibilità, di intelligenza, di operosità. Ecco, se ci sono in noi queste buone disposizioni di far risplendere queste doti che gratuitamente ci sono state date dal Signore, ecco, certamente dobbiamo farne il dono anche noi. Dobbiamo saper illuminare gli altri, dobbiamo saper guidare gli altri, così come Cristo ha fatto e sta facendo con noi. Dalla Pasqua ci sono tutti i giorni santi,
ascoltaci, oh Signore. Per le nazioni ricche che tendono a finire su se stesse, per il gesto di tornare in dare, che separa dalle nazioni e di sviluppo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i giovani, sempre più impegni con lo Stato, perché rispondano numerosi all'impegno di Cristo, a mettersi al servizio degli altri, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per quanto, se dopo la benessere materiale, tendono a dimenticare i richiedi, perché riprendono il loro cammino con la vita della stella, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, perché quanti partecipano alla comunità eucaristica, diventino guide sicure verso Cristo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Incontrino un Dio più grande del loro cuore, che perdona peccati e dolorese, conduce a salvezza tutti i suoi figli, preghiamo. Signore, tu vuoi salvare tutti i popoli in Cristo lo Dio, fa che ognuno di noi si senta responsabile del loro cammino di Dio. Yeah.
mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, in attesa del tuo venuto. Celebrando le mie pregare della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per la sua la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo di mettere per la comunione al corpo e la sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa che è su tutta la terra, prendi la parte per nell'amore in unione con il nostro Papa, il nostro Vescovo Filippo e tutta l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti gli avventi che si affidano alla tua presenza anche di avere la luce del tuo volto. Noi chiediamo misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, e in ogni tempo di loro graditi. E il Gesù Cristo con Dio anche di loro. Per Cristo.